Mettete gli ombrelli, se no. Michela, allunga gli ombrelli. Vai. Se volete venire, ci siamo. Scusate, faccio qualche cosa. Più o meno, va benissimo. Vai, tutto bene, bravo. Allora, solo sotto la tettoia. Valentina, possiamo fare due foto adesso dentro? Dopo? Ragazzi, oggi questo secondo giro, la noia. Non facciamo la foto con le autorità? La foto con le autorità dentro, no? Valentina, solo i fotografi possono fare due foto con le autorità dentro, solo i fotografi. È buio. Abbiamo il flex. Se hai detto una regola, la regola è lasciamo così. Lasciamo così. Che non siamo. Allora, in modo ordinato adesso. La capienza signor... 10 persone, vedi tu. Guido, come si è organizzato? Come sta? Quanti sono dentro? Sono un numero giusto. Adesso creiamo 10 un gruppo da 10 persone. Con giornalisti. Però noi abbiamo un problema, che la foto sarebbe anche loro dentro. Cioè, dell'installazione a me il Cardeno non le mette su le foto. Cioè, ci fa la foto di gruppo, ma c'è la foto qua, ma anche loro dentro. È quella la foto. È quella lì. Sarebbe quella. Ci affacciamo, facciamo la foto e andiamo via. Magari una alla volta, due alla volta. Alla fine del tour della stanza 4. Quindi ci affacciamo dell'altra. Sì, ma con discrezione. Alla fine del tour. L'ho già messa? È già pubblicata? Immagina un luogo in cui sogni e ambizioni si trasformano in qualcosa di straordinario. Un luogo dove poter avere la creatività, l'immaginazione. Se ne trova neanche lui. Sembrava esagerato. Sono fuori dal tunnel. Messo quasi, cioè ha ricominciato proprio con il mio che la struttura siamo riusciti a fotografare con questo tempo. La struttura, con un intervento, Marchesin Group racconta una storia di dedizione, un'esperienza unica e una stazione inimmaginabile. Con acquisizioni che si espandono, offriamo soluzioni concrete ai nostri clienti. No, il video fallo tu, perché noi facciamo la foto. Chi ha il telefono più performante? Guarda, il tuo telefono.